Eccoci, buonasera. La diretta di oggi è con Dop One, Ivan Rovati De Vita. Dop One è un MC. Sapete che significa MC? MC significa Master of Ceremonies, che sarebbe la stessa cosa di rapper, però è Master of Ceremonies. Eccolo qui, Dop One MC. In pratica MDF, Master di Festa. Vediamo che cosa mi dice Ivan. Eccolo qua, ciao Ivan. Come Ciao, ciao stai? Fatma. Napoli. Napoli c'è scritto qua. Napoli State of Mind. Stavo dicendo dopo un anno che MC, io ho scoperto da poco, è l'acronimo di Master of Ceremonies. Master of Ceremony, sì, maestro di cerimonia. O Master Test praticamente. Sì, in pratica ho il nostro Master Fest, ma guarda, io penso, c'è una cosa che mi fece proprio impazzire, no? Perché io seguivo anche l'House, quella la bella vecchia, diciamo c'era MC Massi, non so se ti ricordi MC Massi degli Angels of Love, no? E lui comunque, sai, comunque già lui era in questa mentalità di intrattenitore e infatti c'è l'MC è quello, il maestro di cerimonia. Diciamo una cosa anche legata al concetto di edutainment, diciamo di un maestro del rap che si chiama Keres One, e sarebbe la combinazione di parole come educazione più intrattenimento, capito? Quindi da lì poi. Però è una cosa che è nata proprio tanti anni fa, tanti anni fa. Cioè il rap era bellissimo, cioè è il rap che mi piace, proprio quello là vecchio, 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 dove c'erano dei gruppi come i Cold Crush Brothers, cioè erano tipo quei gruppetti tipo dello stadio che fanno i coretti, cioè guarda delle cose. Vabbè, innanzitutto, comunque, ciao fratellone mio, come stai? Ah, io sto bene, oggi sto un po' debole, sai, un po' fiacco, però ora che ti vedo sono contento. Scambio quattro Grande, chiacchiere con te. grande, Senti, quindi no? oggi ti ho cercato perché ho letto che sta per uscire qualcosa di tuo. Ne parliamo un attimo dopo. Io però ho delle domande per te, cioè vado proprio nel vivo perché voglio sapere delle cose da te. Hai iniziato giovanissimo a fare rime. A che età? Io ho iniziato a 12 anni. 12 anni. Sì, a 12 anni, Stavi alle vabbè, medie. però dimmi. Stavi alle medie a 12 anni. Sì, io mi ricordo che a 11 anni ho fatto tipo un graffito, cioè, e l'ho messo attaccato vicino al muro della classe. Cioè, robe proprio preistoriche, cioè quello è uno dei miei primi ricordi proprio dell'hip hop che avevo rimosso, che mi è venuto in mente in questi giorni. Cioè, Ho per me fu capito. una specie di rivolta, capito? Tipo a dire, cioè, questo è l'hip hop, cioè io sono hip hop, sto in questa classe, cioè accettatemi così, però davvero, davvero ne ho passate di cotte e crude, ne devo passare ancora, ma penso che qualsiasi cosa passa attraverso la mia vita, comunque poi fa bene alla mia vita, no? E come no? Sì, sono esperienze. Hai iniziato quindi a 12 anni già a scrivere rime, a parte a scarabocchiare la classe, ma dico a scrivere rime e di quelle rime fatte a 12 anni, 13 anni, eccetera, qualcosa poi è stata da te riscoperta, riportata. Per esempio, il tuo primo disco si chiama D'Opera, no? Sì, il mio primo disco si chiama, no, non è proprio il primo disco, diciamo il primo disco l'ho fatto nel 2008 assieme a Oluong, Sì, scritto è vero. completamente in Svizzera, e il progetto si chiamava Equalizer. Quello è stato il Sì, è primo mio vero. disco, però Ma proprio. proprio, Però questo è un diciamo. proprio nome dopo One d'opera, no? Sì, poi diciamo che dopo il consolidare comunque del mio nome, Dop One, a un certo punto della mia vita mi è piaciuto fare questo gioco proprio di parole con Dope e Era. E quindi, sai, quando a volte si scherza, si dice questo è il mio anno, questo è il mio anno,
E in quel periodo girava, cioè stavo molto in queste vibrazioni, ero pieno di energie. Vabbè, anche mo sono pieno di energie, come ogni volta che caccio un disco. E quindi niente, volevo giocare solo su questo, su queste parole. Sai, però comunque dopo un, diciamo, sono almeno 18 anni, no, 19 anni che mi chiamo dopo un. Poi prima ho avuto delle tag perché comunque la mia vita è legata molto al writing, molto ai graffiti. Ho iniziato, diciamo, facendo i graffiti. Poi il primo contesto in cui mi sono riscontrato davvero con i rappers, diciamo, concretamente parlando, è stato nel 97 agli Skills De Detector. Skills Detector, Sì. organizzato Officina 99. da. Sì, Officina 99 è organizzato da Speaker Chainsu, Tony Joz e tantissimi altri comunque che comunque per me hanno costruito le basi e le strade dove io cammino, perché io sono molto riconoscente alle persone che hanno fatto qualcosa per Napoli, qualcosa per l'hip hop, perché automaticamente hanno fatto qualcosa anche per me. Anche se loro non lo sanno, però ultimamente leggendo un libro Zen, cioè i grandi maestri alla fine hanno insegnato senza dire neanche una parola. E io sta cosa qua l'ho detta sempre anche a Speaker Censu, cioè senza saperlo, senza leggere sto libro, io ho sempre detto a Speaker Censu, tu senza dirmi niente mi hai insegnato tutto, fra. Poi ho letto sta cosa, ho detto, ah, figata. Quindi ci credo, capisci? Ci credo tantissimo. Lo sai che vabbè, lo sai meglio di me sicuramente, ma d'opera, dop e ira, facciamo così, d'opera, è D'opera. considerato negli anni 2000 una pietra miliare dell'hip hop a Napoli. È un disco Ma che ha avuto delle recensioni, è un ottimo riscontro dalla critica e ci sono un sacco di fan tuoi che veramente amano quel disco tantissimo. È così, no? io sono felice di sta cosa, ma ti ripeto, comunque è un disco dove ci sono anche delle collaborazioni potentissime. C'è una collaborazione con Feed Mella. Non so se conosci Feed Mella. È un beatmaker, però davvero, fra, è un alieno, è un genio. Andando invece poi cioè, tu hai lavorato tanto con Clementino, no? Hai aperto il tour Iena. E quindi c'è anche Clementino nel disco, c'è un brano con Clementino molto bello, no? No Che ha avuto politician, no successo. politician. Sì, No guarda, politica. comunque per fare proprio una carrellata del disco, c'è un pezzo con i 99 Posse, c'è un pezzo con i Sangue Mostro, c'è un pezzo con Clementino, c'è un pezzo con Mastino, che è un grande rapper italiano. Sai, mo farei la lista della spesa, però davvero No, no. ti dico una cosa, no? Fare il rap su un beat di Feed Mella non è una cosa proprio di tutti i giorni. Cioè lui è molto selettivo e penso che questa cosa faccia anche bene a un certo punto per un artista. Cioè è il contrario di me. Io, cioè, ma E perché io quindi alla fine, sai cosa? Io ho quella percezione dell'arte, che l'arte comunque fa star bene proprio tanto le persone. E quindi a un certo punto ho sempre avvertito anche la cosa della collaborazione, no? Come un ragazzo che a un certo punto ti tende una mano, diciamo, cioè veramente io non sono nessuno, veramente, non sono né un personaggio né niente, non ho mai fatto i milioni, però comunque nel rap ho quel rispetto che comunque davvero tante persone mi hanno teso una mano e volevano, sai, qualcosa da me, diciamo, io gliel'ho sempre data, perché nell'hip hop abbiamo questo, cioè non è che ti sto prestando soldi o una maglietta o né ti posso fare un regalo, però per quello che posso fare, cioè 16 barre mie te le posso dare come segno di rispetto, e credo che ho visto un sacco di persone che dopo che io ho fatto la collaborazione, sai, hanno percepito la cosa come uno step. Cioè, quindi mi piace molto collaborare anche con gli emergenti, capito? Che non sono manco il tipo che se la tira, perché poi figurati, vedi, questa è la risposta, il coronavirus succede.
Sono queste cose che poi a un certo punto ti rendono più umano di quello che eri. Penso questo, Più fra. umano diventa ancora più umano dopo una cosa del genere. Chi invece è fedente diventa ancora più fedente. Ma sì, ma io ti dico una cosa, io poi ognuno ha la percezione dell'arte, del rap, però il rap per me è una cosa molto di umanità, capito? Cioè il rap, la cultura hip hop ti può dare quel calore che a me ha dato, quel calore che magari c'è in una società omologata, sai, non trovi facilmente, capito? Perché cioè, nell'hip Io hop non sono si parla dell'idea. di moda. Cioè, nell'hip hop a me piace, no? Io rispetto le persone che seguono la moda, gli stilisti e tutto ciò che concerne la moda, no? Però a un certo punto, sai, mi sono trovato in un posto dove non era importante la tua religione, non era importante il tuo sesso, non era importante, capito? Se avevi la scarpa della Gucci oppure no. Cioè, c'era una situazione, la sede TCK a San Giovanni a Teduccio, e là si è sviluppato tantissimo l'hip hop. Però ti dico che lì venivano i ragazzi veramente con i buchi nelle felpe o nei pantaloni. Nessuno mai, capito? Quello che ti voglio dire, nessuno mai si è sognato di dire, oh, ma che cos'è? Perché, sai, quella estetica è un contorno, ma cioè, l'hip hop, capito, vede la bravura che è in te, cioè se sai fare bene i graffiti, hai delle buone mani, hai un buon cervello, cioè poi il resto non conta, capito? È questo che mi piace dell'hip hop. Io penso che voi abbiate una responsabilità, tu, quelli che sono un po' più, come dire, che hanno una sensibilità maggiore, come te, lo stesso Yoshi, no? Con cui hai fatto uno splendido disco recentemente, Grazie. avete una sorta di responsabilità perché voi riuscite in qualche modo a salvare vite con l'hip hop. Sembra un assurdo, ma è così, perché i vostri messaggi arrivano proprio ai ragazzi difficili, no? A situazioni difficili di È vita, a a loro ragazzi che che arriva si trovano. il mio, cioè io, è a loro che voglio che arrivi il mio messaggio, capito? Ma Allora poi arrivano i vostri messaggi. a parte c'è, poi i miei sono pensieri che comunque sono riflessi dal mio modo di vivere, ma non sono assolutamente critiche, capito? Però se si vuole fare proprio un'analisi delle cose, diciamo che nella cultura hip hop non è molto importante, diciamo, il tuo outfit, capito? Invece oggi vedo che è molto basata su questa cosa. E quindi comunque, come da sempre, sai, io sono anche un po' croce rossa, no? Un po' croce rossino, ma da quando sono piccolo, cioè, ho sempre aiutato chi magari l'indifeso che era bullizzato, nello stesso momento. Cioè, mi sono trovato con 10 ragazzini addosso, capì? Sempre stato così. Cioè, io sono nato per questo, capì? Quindi ognuno è nato con un destino. Cioè, se un ragazzo oggi, capito, gli piace di rappresentare la sua arte nel vestiario, no? E improntare tutto su quello, perché magari ha la fortuna di poter spendere soldi e magari sponsorizzarsi molto, ma io lo auguro a tutti, io voglio il bene per tutti, capito? Quindi sì, è libero di farlo, però poi c'è anche un'altra fetta di pubblico e di persone che fanno arte, magari vengono eclissate, sai? E quindi mi piace dare anche di ricordare un po' questa fetta, sempre, in ogni momento. Direbbe Speaker Censu, a mostro. Senti, Grande, grande, grande. ti No, volevo ma dire. anche perché ultimamente davvero io sono davvero più che mai per l'unione, che bisogna sempre stare attenti perché oggi, sai, sembra che l'hip hop è diviso sempre in quella, quando si parla di hip hop sembra che è sempre una sorta di faida tra classico e trap, ma poi alla fin fine dobbiamo solo ritrovarci, cioè come diceva una canzone, One Nation Under a Groove, cioè dopo questa tarantella del coronavirus, cioè ci dobbiamo solo ritrovare e andare nei locali, nelle serate, ballare, stare bene. Ma giù, questa è la cosa importante. Mo' che tu fai country, che fai, cioè, le tue canzoni, che parli di Gucci, anche perché comunque rispetto
a quando io ho iniziato nel 93, oggi diciamo che non è che tutti sono abituati, sai, a studiare un po' il passato, a riconoscere il passato. Per me è fondamentale il passato, capito? Cioè, io proprio senza il passato non riesco a capire nulla di quello che succede oggi e quello che verrà domani. Quindi, sono processi di vita. Poi sottolineo, io venendo dalla musica hip hop, sai, quindi campioni jazz, soul, funk, è tutta roba che viene dal passato, quindi sono molto legato al Io passato. ti posso dire che tu rispetto ai tuoi, diciamo, colleghi, no? Agli altri MC napoletani, è vero, non hai nessun tipo di attenzione all'outfit, hai soltanto il messaggio dentro di te, cioè è quello soltanto che vuoi portare. In effetti, quando ci siamo ritrovati a far foto insieme, tu ti sei presentato con una magliettina blu Polo Ralph Lauren, semplicissima, no? Come dire, no, questa è la maglietta carina che c'ho io, senza nessun tipo di trucco, No, no? ma, Cioè, figura, ma certo, sei anche vero. per dirti, no, Ralph Lauren comunque c'è un brand, c'è comunque una marca, Ok, ma la però maglietta dove sì. lo potevamo Oh, togliere il marchio. ma stavo vestito con 100 euro, cioè che magari è pure assai, capito, per dirti rispetto ad altre Esatto. persone, però Vabbè, è vestito semplice, senza di. c'è anche da dire che comunque se tu spendi tot, cioè, penso che lo ritroverai anche nel. Ah, si è bloccato. È caduta la linea. Adesso l'aspettiamo un attimo dopo. Era interessante il discorso, anche perché lui è così, è vero, come lo vedete ora. Eccolo. Grande. Ivan, è caduta la linea. Senti, secondo me lo devi posare il cellulare, ti vedo, magari lo stai tenendo con una mano. No, 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 è tranquillo, no, no, sta. Ok, Sì. apposito. Senti, e qui stavo dicendo, tu sei così, ma c'è un qualcosa che voglio dirti. Io credo che tempo fa, parlando di musica e di, in generale, no? Di qual è la vera musica, se c'è una realtà vera, se esiste ancora un condizionamento esterno su certa musica, così. E io sono arrivato alla conclusione che il rap e l'hip hop, anche certa trap, sono vere, sono musiche vere, perché vengono dal basso, vengono da situazioni. Anche la trap è bella, cioè anche la trap è rap. E il Rap, discorso hip è hop, che. trap, è tutta musica che viene dal basso, cioè che No, ma voi sai. avete vissuto sulle vostre esperienze vostre che riportate e portate avanti. E il fatto che fate comunità, perché voi fate comunità, nel senso che vi conoscete, vi stimate, vi appiccicate, vi riappacificate, no? È un mondo che assolutamente non va sottovalutato. E parlo a livello generale, no? Perché molte persone hanno la puzza sotto al naso quando si avvicinano a questa musica. Perché No, è una musica giovane, è una musica diversa, è una musica dove non devi studiare al conservatorio per fare le rime, no? In realtà è tutto nasce in strada. La scuola del rap è la strada. Ed è sì, ma vero. infatti il E tempo così è aspetta un attimo. nato. Così è nato. E probabilmente Napoli oggi è la capitale italiana dell'hip hop. È giusta questa definizione secondo te? Ma guarda. Sai, come dire, ogni scarafone è bella mamma sua. Cioè, io in realtà lo penso e lo dicono anche un sacco di colleghi nostri italiani, però senza nulla togliere poi alle altre città. No, ma Perché. io non parlo di. Io non dico che a Napoli ci sono i rapper più bravi, però trova terreno fertile a Napoli. Cioè, io non voglio arrivare a dire che Napoli, Dop cioè, One è più tipo New bravo di York. Enzio. Io voglio dire Napoli, New soltanto che York. Napoli ha terreno fertile perché i ragazzi li togliamo dal mezzo alla strada e cominciano a far rime, no? Siete voi che lo fate. E ci sono tanti ragazzi in mezzo alla strada a Napoli, no? Certo, fra, è vero, è vero. Come sei nato? Cioè, perché a 12 anni hai fatto un graffito in classe? Cioè, questa è la mia curiosità. E poi che anno era? 93. Era il 93. Ok, quindi tu sei dell'82, sei tu. Sì. Ok, 81, 82, insomma. Ok, era il 93, hai fatto questo graffito in classe e ti sei avvicinato all'hip hop. Chi è stato
a fartelo scoprire? Un compagno di classe, un amico, qualcuno più grande che No, ho frequentavi? Come è accaduto? visto, no, per strada, ho visto i primi graffiti per strada. E niente, sai, poi ho iniziato, cioè, ricordavo quello che avevo visto e cercavo poi di metterlo sul foglio, capito? E quindi ho fatto delle prime tag, però mano a mano stilizzato parecchio. E, a me piace fare una cosa, non disegnare con matita e gomma. Mi piace disegnare tipo con la penna, a tratto convinto, così deciso, e fare questo stile che si chiama wild style. Non so se hai presente. Sì, ho presente. Non ho un esempio da far vedere ora. Dimmi, dimmi. No, e quindi sai perché sono stato spinto a fare i graffiti? Perché per me era una cosa figa. Perché nel frattempo ho visto anche un paio di treni e lì ho detto: secondo me, queste sono persone che hanno dei messaggi nella loro mente e li mettono comunque, diciamo, in un pezzo. Cioè, è la stessa cosa del rap, capito per me? E il fatto di farlo sui treni, gli altri la possono vedere come una cosa illegale, però per me ha un valore aggiunto, perché in quel momento è come se ci fosse un'altra parte della società che si oppone, sai, ad un sistema che comunque ti vuole lì. Ti vuole far star zitto. Allora io perché sto dicendo queste cose? Che ne so, per esempio, Don't Believe the Hype, no? Come il pezzo dei Public Enemy, c'è stata una crew che ha fatto su un intero treno questo messaggio, che ha scritto questa cosa. Allora, sai, da queste cose ho detto, cioè, queste per me sono persone che hanno degli ideali e nel loro modo dicono la loro, come io scrivo il rap, però c'è, cioè, i graffiti, i colori, quel fatto di mettere del colore dove c'era un posto grigio, cioè sono cose di aggregazione, capito? Il fatto di stare lì e fare i bozzetti, allora tu magari ti riunisci 7-8 persone e state tutti lì a bozzettare, cioè lì è aggregazione, comunicazione, condivisione. Cioè, è come i musicisti che si vedono e suonano. È la stessa cosa, c'è, cioè, chi fa il rap, fra, è così, è musica, è arte. Sono Lo d'accordo. hanno riconosciuto tutti, c'è voluto un po' di tempo. Quando io ero piccolo e vestivo largo, cioè veramente ero un alieno. Non si ha idea, cioè, davvero, di quello. In che quartiere sei cresciuto? Io sono cresciuto tra San Giovanni a Teduccio, Forcella, San Giorgio a Cremano, Barra, San Sebastiano al Vesuvio. Poi Ok, quindi. sono andato un po' più lontano, verso Casalnuovo, Pomigliano, Acerra, ora sto a Grumo Nevano. Ho cambiato tante case. Tante case. Senti, dopo, adesso, visto che ne abbiamo parlato prima, per i curiosi, facciamo vedere una foto, ti faccio vedere come ti sei presentato per un servizio fotografico, cioè che cosa, qual è l'abbigliamento del vero rapper? Vai. Sì, Eccolo qua. Cioè, dimmi tu, sobrio. aspetta che non va. Cioè, questa è dopo, cioè nella serie. La verità, l'essenza, no, non c'è bisogno di arrivare, non ci sono tatuaggi, non c'è La niente, cosa non più c'è. preziosa che c'ho in quella foto sui miei occhi, bro, credimi, gli occhi che mi ha regalato mio padre, cioè, è l'unica cosa. No, fra, tutto nero. Cioè, proprio come la morte. Solo un cavallino qua della Raffaele. Sì, ma assolutamente. Bro, ma io, cioè, davvero ero super eccentrico nel vestire, ma cazzo, c'avevo 12 anni. Cioè, mo c'ho 38 anni, cioè. Ci sta, ci sta. Vedi, 38 anni. Ok, pure mo c'ho il cavallino, fra. Vedi, cioè, oramai. Oramai, fra. novel state of mind, quella è la cosa più ok, quindi adesso
Doc, tu sei fuori tra poco con The Dop Mix volume 1, mixtape volume 1, Volume 1, yes. volume, ho detto in italiano. E Sì, le tue brother. esperienze, sono, non sono più soltanto, diciamo, con featuring italiane, ma sei andato oltre. Raccontami un po' che cos'è questo progetto e come va avanti. Ricurgente. Allora, Cioè, dimmi, dimmi. vuoi un momento per contattare questa persona, casomai? Vedi se è No, no, urgente? no, 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 non so che succede. Dimmi, dimmi. Aspetta, vedo Allora, se prendo. in pratica c'è questo mixtape Ok. composto da 17 tracce, grazie anche al lavoro di Oyoshi per Fororo City Sound Studio, che come sempre mi è molto vicino e sai, mi ha aiutato tantissimo nella realizzazione di questo mixtape. È un mixtape di 17 tracce. Ci sono persone da ogni parte dell'America e due rappers da Birmingham. Per l'America, diciamo, c'ho North Carolina, Los Angeles, Connecticut, Detroit, Michigan, New York, Brooklyn. Chi c'è più? Atlanta, Denver. C'è un bel po' di. Diciamo all'inizio c'erano 47 tracce, poi ho fatto una cernita, ne ho buttate 30 e ne Vabbè, ho. Vabbè, buttate non per si modo di buttava dire. niente, ma c'è cioè, il mio rap è come il maiale, non lo butto mai. Non si butta niente. E Però, quando esce? guarda, purtroppo c'è stato questo problema del coronavirus, diciamo che ha fermato tutto. Avevo già dei live da fare, degli in-store da fare, avevo il CD da produrre, non ti nego, avevo già anche dei live assieme anche ad Oyoshi da fare. Si è bloccato tutto e quindi dopo che ci sono stati 2 anni di lavoro su questo disco. Diciamo che sto ponderando bene e sto cercando di capire un po' il governo, lo Stato, cioè che intenzioni ha. Perché un giorno dicono una cosa, un altro giorno dicono un'altra cosa. La Tutte sono situazione è molto anomalie. dura. Io sto nella ristorazione anche, faccio il cuoco e ti dico, hanno chiuso prima la ristorazione e poi hanno chiuso le fabbriche. Quindi penso che apriranno prima le fabbriche, poi poco poco poco, mano a mano, sempre diciamo con le loro direttive la ristorazione. Ma penso che per quanto riguarda i concerti, fra, sarà dura, perché c'è cioè, il primo esempio proprio di super assembramento, quindi purtroppo. Diciamo, io oltre questo disco ho altri due dischi anche già pronti assieme a due pietre dell'hip hop italiano. Cioè, io quindi ho 3 dischi nelle mie mani e non posso buttarle perché non posso buttarli così, perché sono 3 dischi anche concepiti in base proprio ai live. Sono stati fatti e pensati proprio in base anche ai live che volevamo fare. Quindi ti dico, è un po' dura, è un po' dura. Io penso che se vuoi la mia opinione, i live ricominceranno solo nel 2021. Questa è la mia opinione, credo che sia una plausibile perché comunque fino a tutto il 2020 la distanza di 1 metro sarà da mantenere e dai live non è possibile. Non è possibile anche se tu li fai in teatro, seduti, con distanza di sicurezza, comunque non ci sono No, abbastanza no. soldi per organizzarli, non funziona così. Perciò, sai, sarà qualche festa privata forse, ma io credo che fino al 2021 saremo fermi, purtroppo. Io poi credo che sarà questo veramente un problema per la Ma musica, già fa anche solo il perché. battesimo. Esatto. I battesimi, però non so quanto vada ai battesimi la tua musica, Ma però. metto a fare canzoni e melodiche. No, mi Qualcuno sa che devi scriverà. continuare di più.
Qualcuno scriverà dopo, forse è meglio che ti butti a fare il neomelodico perché il rap, diciamo. differenza c'è? Io, allora, io tipo 20 anni fa, se andavo in giro per Napoli nei quartieri più popolari, dai bassi e dalle case, ascoltavo, sai, Mauro Nardi, la musica neomelodica, Franco Aspetta, Ricciardi. Mauro Nardi è Mauro Nardi. Sì, Cioè, capisci? no. Sto dando qualche nome, capito? Sono tanti nomi, no? Franco Ricciardi, tanti, tanti musicisti, anche Franco Ricciardi. Sono tutti musicisti che io stimo, eh? Mauro Nardi, Franco Franco Ricciardi. Ricciardi è un king. Cioè, Franco Esatto, Ricciardi è un king. sono tutti qua, sono d'accordissimo. E si ascoltava quella musica lì. Ora, se vai nelle stesse ascolti da Rocco Hunt a Cleventino a Geolier, Nicola Siciliano, e questa è la musica che si sente, che Ma diciamo sono che è buono questo, diverse questa cosa è buona. facce. Questa cosa è buona. Perché diciamo il rap in America è un po' come a noi il neomelodico. Cioè, i bambini a 3 anni fanno i balletti trap. Cioè, tipo, te lo giuro. E quindi, se grazie a loro, e io li ringrazio, se grazie a loro si riesce a creare un movimento tale, no, che in Italia noi camminiamo per strada e si sente il rap dappertutto, poi figurati, il discorso è quello che, diciamo, il sapore che ti piace, perché ogni rap c'ha un sapore, ogni base c'ha un sapore, ogni genere ha un sapore, anche il rap più classico e puro ha delle sfumature. Ci sono gruppi che magari fanno più funky. Ci sono gruppi che magari sono un po' più cupi, quindi quello dico, cioè io a 38 anni dico che la bellezza della vita è la diversità, è la diversità, e questo concetto si esprime sul fatto che ho sempre lottato contro ogni sorta di repressione. Grande. E questo è il mio concetto. Tante persone, sai, come hai detto tu, ho una certa responsabilità e tante persone, sai, mi mettono un po' di pepe, diciamo, capito, mi vogliono sfruculare e, sai, vogliono sempre fare questa scissione tra rap, trap. Io nel mio mixtape ho fatto 50 e 50 per non far prendere collera a nessuno, proprio perché nel mio piccolo, voglio far capire una cosa, che la trap, che tutti dicono che è l'evoluzione, cioè la trap è un movimento che già 20 anni fa si faceva ed è nata ad Atlanta, è figlia della Dirty South, del crunk. Quindi andate ad ascoltare le cose vecchie tipo 36 Mafia e là davvero potete capire che cioè, oggi tutti questi rappers parlano di codeina. Non so se ti è capitato, no? Di sentire parlare di questa cosa, sai, magari questa cosa a me, cioè, io sono un po' contro l'uso di droghe. Io posso dire solo questo: Wagyu, scetatevelo suon, cioè, capite, cioè, che comunque una penna è una cosa, un foglio è una cosa, cioè, la droga è un'altra cosa, cioè, tu non puoi a un certo punto, se fai uso di droghe, seguire qualcosa che ami, perché comunque c'è la droga, voglio, è una cosa che ti prende, a un certo punto vivi solo per quello, capì? Cioè, non sei più tu, quindi c'è, cioè, anche questa cosa della codeina, la facevano già tanto tempo fa ad Atlanta, ma sono culture che poi, sai, vengono riportate qui in Italia, tritate, riciclate. Quindi per questo ti dico, la cultura è la cosa più grande che vi possiate regalare. È la cultura, ma viene dal passato. Cioè, quindi, ragazzi, cioè, davvero, è vero, cioè, che uno vuole fare il tipo, sai, il personaggio, il figo, e magari dire io vivo nel presente, io vivo nel presente, io vivo nel presente, ma non ci sta. Presente senza, cioè, senza un passato, cioè, non riesci a capire le nozioni base, capì? È come se tu dici io sono un maestro, devi imparare dal maestro prima. È la vita,
È il nostro maestro, aiuto. Cioè. Grande, no? Grande. Senti, parliamo delle tue influenze. Vabbè, i ragionamenti che fai tu sono meravigliosi e quindi si viene fuori come sei veramente. Allora ti Grazie. chiedono, sto mixtape esce prima dell'estate? Ha detto, non lo sa ancora. No, ma hanno ragione, Fra, hanno ragione perché stanno buttando il sangue appresso a me davvero da tanto, tanto tempo. E davvero c'è un amore così, c'è nessuno ancora, capito? Si è incazzato, ha detto, cioè, ma che sta succedendo? Perché, cioè, sono una persona che penso che se lo guardi negli occhi, oltre a vedere il fatto che fumo, ok, e oltre quegli occhi rossi, riesce anche a capire che comunque sono sincero nelle cose che dico. Quindi sono prima io che soffro sulle cose, però c'è tutta la scena hip hop italiana che io saluto, che sta nel mio cuore. Io sono fortunatissimo perché mi vogliono bene tutti, davvero, dal nord al sud. Quindi sono tutti nella mia stessa situazione, con i dischi. Cioè, per dirti, no, ci sono Murubutu e Claver Gold, non so se li conosci. Come no, sono due grossi. Fortissimi. Sono usciti con un disco che è super atteso e purtroppo non possono fare il tour. Quindi, No, ma bro. non lo puoi fare, ho detto, no. Purtroppo lo dicevo prima, volevo dirlo prima, non, oggi i dischi non si vendono, non c'è niente da fare. Non si vendono, vanno solo le visualizzazioni su YouTube e gli ascolti su Spotify, ma il disco di per sé, proprio il supporto, non si vende. È l'unico modo di fare qualcosa di soldi per poterne registrare un altro, no? Per poter diffondere la musica e fare i tour per i musicisti. Quando ero ragazzo, a 18 anni, 19 anni, il biglietto del concerto costava meno del disco, ma parlo di concerti come Pink Floyd, Michael Jackson. Cioè, dicevi, che Mamma mia. faccio? Vado a un concerto o mi compro il disco? Perché il disco costava di più del concerto, perché nella memoria tu dici il disco mi resta, il concerto lo vedo una sola volta, capito? Oggi Bellissimo. invece è tutto il contrario. Oggi è tutto il contrario. Tu oggi vai a un concerto che costa quanto? 5-6 CD di quell'artista. Per alcuni ti fai l'intera discografia. David Gilmour a Pompei, 300 euro il costo del biglietto. Ti puoi fare l'intera discografia dei Pink Floyd con 300 euro. Mamma È mia. un po' è Pink così, no? Floyd, È per questo. bellissimi, stupendi. È cambiato tutto, è cambiato. Il concetto è che oggi l'unico modo per i musicisti, unico No, ma non la possibile, comprano più per manco la fare qualcosa musica. di soldi è live. Non la comprano più la musica, fratello. No, non la Cioè. compro più. Qualcosa la vendi al live, no? Alla fine del live con la bancarella vendi un firmacopie o qualcosa del genere, ma anche io parlo anche dei grandi, non lo vendono più neanche. Lo sai, La Grande Madre, che è l'ultimo disco di Pino Daniele, in quante copie è stato stampato? No. 1.000. Minchia. Capito? Mamma mia. Cioè, parliamo di Pino Daniele, 1.000 copie, e non le hanno neanche vendute. Quindi, cioè. Questa è la verità sui numeri. È chiaro invece che a un concerto di Pino Daniele vengono 5.000, 7.000, 10.000 persone del Fu Pino Daniele e che mediamente a 20 euro sono 20.000 euro di incasso, 200.000 euro di incasso. No, ma Questa è la infatti sono verità. i live che, e purtroppo mi dispiace, però è già da parecchio tempo, da tanti anni che sono i live che, Però ci sono diciamo. tante persone che. Ancora peggio degli artisti, perché gli artisti in qualche modo il tempo, per gli artisti il tempo ha un valore. E stare fermi per un artista è sempre impossibile, perché a me se mi metti, parlo da fotografo, a me se mi metti dentro un contenitore chiuso, io utilizzo quello spazio per creare, creativo, lo faccio diventare creativo. Io mi sto inventando queste dirette in questi giorni, no? Per conoscere un po' Grande. meglio le persone che stimo, no? E quindi sto mettendo un po' in gioco, scambiando opinioni, crescendo con queste dirette, cresco culturalmente. E quindi la casa, l'obbligo di stare a casa e di non poter fare fotografie, lo sto utilizzando così il tempo. Ma io penso a Vabbè, tutti ma quei tu sei un ragazzi, grande, ora ma c'è. pure tu sei un grande, Guarda, anche tu perché stai ora sto con scrivendo, te. pensando, rimuginando, ma gli pensa a quei ragazzi che montano i palchi, per esempio, che quest'estate non lavoreranno. Pensa ai tecnici delle luci, pensa agli assistenti, a chi Ai fa la fonici. bigliettamento, ai fonici.
a chi fa lo sbigliettamento, a tutto il mondo sommerso che c'è. Sono tutti lavoratori del mondo dello spettacolo. E dietro un concerto di Tiziano Ferro allo stadio ci C'è siamo uno noi staff 800. enorme. Sono 200 persone che non lavorano, 250 che non lavorano. E questa è la verità. Quindi oggi la gente si concentra molto sull'artista, dice, ma quello poi sta perdendo soldi. Però ripeto, l'artista in qualche modo riesce a utilizzare il tempo per far qualcosa di creativo, proprio perché ce l'ha nell'animo, nella sensibilità. Invece gli operatori proprio del mondo dello spettacolo, e loro sono rovinati in questo momento. E veramente questa è una grossa Purtroppo loro difficoltà. non hanno neanche la musica che li fa sfogare, sai, in qualche momento. E Cioè, quindi noi musicisti. c'è un mondo sommerso di persone del mondo dello spettacolo, e là la vera crisi, secondo me. È là la vera crisi. Non penso che se Tiziano Ferro per un'estate non canta muore di fame, capito? E allora è quello, ma Ma perché tu ce l'hai il intanto. numero di Tiziano Ferro? Vuoi il numero di telefono di Tiziano Ferro? Lo diamo pubblicamente così, 3-3, No, 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 me lo mandi in privato che gli devo dire un paio di cose. non ce l'ho il numero di Tiziano Ferro, no, non ce l'ho. Che gli devi dire? Lo devi offendere. No, 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 se me lo dai, cioè, non lo so, gli devo dire un paio di cose serie, Ma capito? digliele qua, dai, magari ci arriva questa cosa. No, no, non è meglio No, no. non lo La conosco. facciamola, te le dico in privato, va bene. Va bene, ma non lo conosco. Vabbè, ma Però stima, super stima comunque io ho per Tiziano detto Tiziano Ferro. Ferro per dire che era un concerto che era previsto allo stadio San Paolo, per questo lo sto dicendo, perché lui c'aveva e ce l'aveva anche ultimo, c'aveva due concerti allo stadio San Paolo per 2 giorni di fila, no? Tornando a noi invece, al tuo mixtape, allora i ragazzi lo vogliono, perché non butti fuori uno o due singoli? Oggi ci sta di moda che un singolo, due singoli precedono di tanto tempo l'uscita dell'album, no? Sì, no, io in genere lo voglio fare, però il discorso è che sto aspettando il momento, perché comunque, sai, per distribuire in maniera digitale comunque un prodotto, dal momento che comunque si avvia il processo, bisogna comunque aspettare un po' di tempo, e comunque diciamo che è imminente, veramente. Quindi possono stare, i fan possono stare tranquilli. Io mi posso far perdonare con un poco di rap dal vivo, se vuoi facciamo una cosa. Ora! Sì, io ti volevo chiedere solo una cortesia, se magari ci fosse la possibilità di riprendere tra poco. Vuol dire riprendere tra. Ah, ti lascio un attimo di tempo. Sì, perché vorrei scegliere qualche strumentale e nel frattempo metto anche a caricare un poco, diciamo, il telefono che Senti, però purtroppo. ti devo dire una cosa, è un rischio enorme che corri perché in queste dirette Instagram c'è il rischio che non si senta, ok? Quindi noi facciamo, proviamo. Se non si sente, perché di solito si sente o la voce o la base, ma tutte e due insieme non vanno. Quindi disponi il cellulare in modo tale che No, cerchiamo di allora lo faccio metterlo. senza la base. Ok, nel caso lo fai senza la base. Allora, senza beat. Ci rivediamo fra quanto? Dimmi tu fra quanto tempo. guarda, qua, allora ti posso dire una cosa, devo salutare un fratello che si chiama Attila, è un grande, grande artista del panorama reggae italiano, un grande, grande artista. Ciao Attila. Quindi lo voglio salutare davvero. Guarda, allora mi servirebbero solamente 2 o 3 minuti perché ce l'ho a 5% purtroppo. Vorrei regalare un poco a tutti una bella cosa, una bella cosa. 18:50 ci rivediamo qua fra 5 minuti. Allora, ti dico una cosa, se ti fa piacere, ti faccio leggo alcune cose anche in spoken words. Bellissimo. 18:50, fra 5 minuti. Va bene. Va bene, Oh, a a dopo. tra poco. Tra poco.